Signore e signori, l'equipaggio numero 6, lo accogliamo con un applauso. Guarda la scritta sulla macchina. Fernando Alonso 14. Ok, sicuramente. Ah, ecco spiegato il segreto. Hola, buenas noches. Io sono Fernando y eres Alonso. Ah, ok. Fernando Alonso, venga, buenas noches. Buonanotte, hai visto? Belli burrasci, Non fa una piega, Fernando e Alonso. Ok, attenzione ragazzi. C'è il passaggio delle vetture, grazie. Esattamente. Coppia italiana questa. Allora chiediamo subito com'è andata questa tappa. Turelli, tra l'altro, sono un equipaggio che punta alle zone alte della classifica. No, non si dice per scaramanzia, alle zone alte, non ci rilanciamo più di tanto. Com'è andata questa prima tappa? Ovviamente si iniziano a vedere i primi movimenti di classifica. Oggi abbiamo galleggiato, abbiamo avuto problemi sulle della gara. L'Emilia comincia domani. Siete abbastanza riposati o avete ancora, perché adesso c'è la cena tipica, perché Cervia, quindi qualsiasi albergo che andrete a finire, c'è la cena tipica realizzata per voi. Siamo venuti apposta. Evviva l'arrivo dell'equipaggio numero 7, Turelli. Dicevamo che non sono tantissimi coloro che puntano alla graduatoria, alla classifica, irregolarità, ma certo, chi invece ci pensa alla fine ha voglia di mettersi in luce. Rivoldi, equipaggio alla guida un giovane, quanti anni hai? Oh, che bello, da dove nasce la tua passione per le auto storiche? Di solito i ragazzi della tua età pensano più alle vetture moderne, sportive. Guidato sempre tu, fate un po' per uno, come funziona? Un po' per uno, un po' ciascuno. Prego, grazie mille all'equipaggio numero 5. Qui invece nell'ampio radiatore campeggia il numero 8, che è quello di gara dell'equipaggio formato da Gnatto e Borghia. Allora, a voi chiediamo anche a voi com'è andata questa prima tappa che si sta concludendo. Abbastanza bene, devo dire. Esatto, faccio notare intanto grazie mille agli amici del pubblico che le prime vetture quasi tutte arrivano con senza la capote, e oggi faceva caldo, ma noterete guardando i dettagli. Attenzione perché qui c'è un equipaggio, Luca, da paura. Salutiamo intanto Sole e Turrisi. Caramelle per i bambini, banconote per i più grandi e per chi osa le t-shirt. Vediamo i fari gialli, caro Francesco, indicano già prima di vedere la vettura che è una vettura francese, in questo caso sono Bugatti. Perletti, bravo, guardate Luca. La silhouette. Hai capito il ritmo? Perché sennò... certo. Facciamo il...